evento ormai che sta cominciando a diventare una tradizione importante per la nostra città. Ovviamente capita quest'anno in un momento non facile per tantissime persone, quindi diciamo è in qualche modo dedicata anche a loro e anche ovviamente rispetto a tutti gli sforzi che si stanno facendo, dalla Protezione Civile alla Regione, tutti quelli che stanno lavorando per questo. Oggi è una giornata comunque che serve a far vedere che ci sono le cose che devono andare avanti, che vanno avanti per il bene di tutti comunque, perché è chiaro che una fiera come questa viene creata anche per portare lavoro, occupazione, turisti, e quindi utile per il territorio, quindi bene che ci sia. E devo dire che oramai questo peperoncino è diventato come se fosse un nostro prodotto locale, ovviamente in piccola parte lo è diventato perché c'è questo il Sabino, e quindi ripeto è una bella fiera, un evento che è diventato importante, quindi comunque siamo contenti per questo. Superare questa prova significa che veramente ormai è entrata nella volontà dei reatini, appartiene alla cultura dei reatini. 6 anni sono pochi ma sono tanti, perché sono stati 6 anni di difficoltà. Quella di quest'anno non la voglio ripetere, perché ecco, questi devono essere giorni dove anche la spensieratezza trova il suo spazio. Lo dobbiamo fare, ripeto, abbiamo cancellato parte del programma, quello più ludico, ci sono momenti di riflessione e soprattutto c'è un grande tentativo di rivolgere la solidarietà alle popolazioni di Amatrice. Vogliamo che questo sia un momento dove Rieti guarda Amatrice. Abbiamo aperto gratuitamente degli stand agli amatriciani, dando la possibilità soprattutto dei produttori anche di prodotti non propriamente riconducibili al territorio e al peperoncino di esserci, per fare un po' di cassa, lo diciamo in maniera diretta, fare un po' di cassa, perché lassù si è perso tutto. Addirittura cito un caso, c'è un produttore che aveva anche perso la piccola macchinetta per fare delle pannocchie arrostite. Abbiamo cercato di dargli una mano perché possa intanto rientrare in quella che è la sua attività e avere uno start-up. Far sentire agli amatriciani che c'è gente che li pensa non solamente nei primi giorni ma anche nei giorni successivi è certamente uno stimolo, e noi speriamo che questo venga capito, venga percepito e che sia un piccolo contributo morale alla rinascita. Sesto appuntamento, ovviamente noi sappiamo che questo è un evento importante ormai per questa città, la fiera campionata mondiale, per cui l'importanza è testimoniata anche dalla presenza di autorità anche provenienti dall'Europa, abbiamo sentito l'ambasciata ungherese, e speriamo insomma che possa essere di buon auspicio, perché credo che eventi come questi non possano, non debbano non farsi anche in queste circostanze così particolari. È bene che si cerchi tutti quanti di portare avanti quello che è ridare una normalità anche a noi stessi, cioè dobbiamo dare un futuro, e queste manifestazioni danno un po' il metro di quello che deve essere il nostro approccio ai problemi. I problemi si affrontano, non possiamo chiuderci, dobbiamo cercare di rinormalizzare la nostra città e lo dobbiamo fare proprio come ho detto all'inizio, stando sempre più vicino ai territori che sono stati gravemente colpiti. Bella iniziativa, valorizza un prodotto, dà la possibilità alla città di diventare una vetrina mondiale per questo prodotto, quindi una cosa molto, molto bella. Lo hanno ricordato già gli intervenuti al momento dell'inaugurazione, bisognava comunque dare anche un messaggio di ripartenza anche per quello che è successo in questi territori, insomma non fermarsi e dimostrare che insomma anche attraverso iniziative come queste si può aiutare il territorio, e quindi aiutando il territorio si aiuta anche Amatrice, Accumoli e tutte le popolazioni colpite. Quindi grazie ancora veramente a Colantoni, a tutti gli organizzatori, all'amministrazione comunale, all'Accademia, a tutti quanti.
Quest'anno naturalmente anche la fiera campionata del peperoncino risente del dramma, della tragedia che abbiamo vissuto e continuiamo a vivere in conseguenza del terremoto di Amatrice. È stato giusto posticipare la data di questa manifestazione, che comunque è una manifestazione molto importante, che da 6 anni mette Rieti al centro del mondo in occasione appunto di questo evento internazionale. È stato giusto, secondo me, declinare Rieti Cuori Peccante in Rieti Cuore Solidale, perché all'interno della manifestazione ci saranno molte iniziative a sostegno delle popolazioni colpite dal sisma, gli operatori commerciali, soprattutto le aziende agricole di Accumuli, Arquata e Amatrice potranno vendere i propri prodotti e avranno degli spazi gratuiti messi a disposizione dall'organizzazione, quindi una città solidale che anche in occasione di questa manifestazione continua a testimoniare il proprio sostegno e il proprio aiuto alle popolazioni colpite, alle comunità di Amatrice, Accumuli e Arquata. Questa è una bella manifestazione che credo nel corso di questi 6 anni si sia consolidata sia nell'immaginario collettivo che nell'opinione pubblica di questa città, ma anche a livello internazionale. È iniziata le prime 2 edizioni anche con un po' di scetticismo, perché il peperoncino non è mai stata una cultura tradizionale di questa città, ma anche grazie a questo evento sono nate tante aziende agricole che si stanno occupando di coltivare il peperoncino anche nella Piana Aretina e anche nel nostro territorio. L'anno prossimo speriamo possa essere l'anno della definitiva consacrazione del peperoncino sabino, che in questi 5 anni è stato coltivato presso il centro sperimentale della Piana Carlo Iucci, e quindi questa è una delle cose che questa manifestazione lascia sul territorio, quindi una certa propensione all'agricoltura di qualità che può annoverare adesso anche il peperoncino fra i suoi prodotti. Sì, abbiamo tenuto ad essere presenti perché insomma dopo il lutto chiaramente elaborato, non pensiamo che bisogna riprendere a vivere, e diamo una mano anche noi ad Amatrice questa sera, per esempio con una cena sociale a 8 euro una matriciana che sarà interamente devoluta alla frazione di Cornillo Vecchio, perché come ha detto il sindaco Pirozzi giorni fa, dice: se voi vi adottate ognuno una frazione forse riusciamo a fare tutti insieme qualche cosa. Nel corso dell'anno stiamo portando avanti sicuramente il progetto del peperoncino sabino, che quest'anno è arrivato al quinto anno di sperimentazione. L'anno prossimo speriamo sia l'anno buono per potercelo fare omologare dal Ministero dell'Agricoltura, ma ci speriamo veramente. E poi diciamo tutti i contatti con le ambasciate, con i paesi esteri che abbiamo sempre durante l'anno. Quest'anno ha portato l'Ungheria a fare da partner istituzionale per questa fiera del peperoncino. L'anno prossimo dovremmo avere il Messico, un'altra volta ce l'abbiamo avuto la prima volta, e dopo 7 anni probabilmente vale la pena che il Messico torni. Grazie a tutti quelli che ci hanno aiutato in questo periodo difficilissimo, come tutti sapete, però anche quest'anno è partita la 6ª Fiera Mondiale del Peperoncino. È importantissimo averla ripetuta per dare una continuità e non un'interruzione che nel tempo, in questi periodi, può diventare importante. Noi abbiamo invitato delle aziende di Amatrice, io come Confecommercio tutti i giorni vado a Cumuli perché stiamo cercando di rimettere in piedi un po' di attività economiche e commerciali di Amatrice, però oggi è un giorno di festa, quindi godiamoci questa bella giornata e questi belli stand.